Ecco, e volevo dire che il web 2.0 offre alle persone invalide l'opportunità di trasformare la propria vita, come succede nel caso mio personale, perché io sono una persona che purtroppo per motivi di salute sono costretto a stare immobile a letto quasi per tutta la giornata. Devo dire che grazie al portatile io ho scoperto tanti siti interessanti e ho imparato a dipingere, ho imparato a fare mostre, però sempre stando a letto e scrivendo tramite una tastiera. Ho scoperto Second Life, in Second Life costruisco, faccio foto. Poi ho fatto tante mostre di poesie, tutto questo per dimostrare, per far capire che il web 2.0 aiuta non solo le persone invalide, ma anche le persone normali, tutte le persone che hanno la voglia e il tempo di fare qualcosa di costruttivo. E questo è quello che voglio far capire con questo progetto. Infatti la foto qui che vedete alla mia sinistra parla appunto del progetto Magic Dreams. Ci sono queste due mani d'acciaio che rappresentano proprio il mondo che è proprio a portata di mano nostra. Basta avere un portatile, una connessione. La buona volontà di utilizzare il web 2.0 per cose costruttive, edificanti, che si può crescere e si può anche svolgere una vita interessante. Io devo dire che grazie al portatile, al web 2.0, riesco a sentirmi viva pur stando chiusa fra quattro mura. Ho trovato sia in Second Life che nel blog dove io scrivo molti amici che mi seguono e questo mi fa stare bene nonostante le mie difficoltà.